E c'è il rebus della nuova giunta grillina a Roma, ancora da riempire le ultime caselle della squadra di Virginia Raggi. E Di Maio smentisce tensioni con Beppe Grillo. Paola Cervelli. Virginia Raggi deve chiudere entro oggi la lista degli assessori da presentare dopo domani in Assemblea Capitolina. Secondo i quotidiani sarebbe stato Davide Casaleggio in persona. Dopo Beppe Grillo dunque sarebbe sceso in campo anche il figlio del cofondatore per sbloccare la situazione romana, appesantita anche da lotte tra correnti. E la sindaca si sarebbe adeguata dando il via ieri a una girandola di incontri, tra gli altri con il mini direttorio romano di cui fanno parte Roberta Lombardi e Paola Taverna. Ma la tensione, dicono retroscena, sarebbe alta, anche tra Di Maio e Beppe Grillo. Il gelo sarebbe sceso dopo la vicenda delle nomine di Fronge e di Marra, quest'ultimo con trascorsi da collaboratore al fianco di Alemanno e Polverini. E oggi arriva anche la notizia che la Corte dei Conti ha bocciato l'incarico ottenuto da Marra proprio con la ex governatrice del Lazio, illegittimo e causa di un danno erariale da 324.000 euro. La nomina di Marra a vice capo di gabinetto di Raggi sarebbe stata bloccata da Grillo ma avallata precedentemente da Di Maio. Tutte invenzioni e gossip, risponde Di Maio via Facebook. Noi, assicura il vicepresidente della Camera, siamo un gruppo compatto e forte. Ci sono difficoltà a comporre la giunta. Che succede? Si sta scatenando una guerra tra correnti nel movimento? A Roma. La giunta è pronta e siamo già al lavoro. Sui giornali in questi giorni si stanno scrivendo menzogne, ma questo non ci meraviglia. Non fermeranno in questo modo il cambiamento nella capitale. Interviene anche Marcello De Vito, consigliere comunale 5 Stelle, a ricordare che Marino impiegò ben 21 giorni per presentare la giunta.